come si deve. Buonasera, attendiamo un attimo. Attendiamo un attimo per i collegamenti. Ancora 10 secondi di pazienza per i collegamenti e iniziamo. Bene, allora buonasera a tutte, buonasera a tutti. Come sapete, lo avevamo annunciato ieri, poi oggi ovviamente l'abbiamo realizzata. Abbiamo tenuto poco fa, è terminata poco fa, una lunghissima riunione in videoconferenza con il prefetto e il direttore generale dell'ASL. È intervenuto anche per molto tempo il presidente della regione Emiliano. E erano presenti ovviamente i 20 sindaci della provincia di Brindisi. Abbiamo fatto una lunga discussione e abbiamo fatto il punto della situazione sia epidemiologica, della situazione del Perrino, di quello che c'è da fare nei prossimi giorni. Vi do alcune notizie quindi. Innanzitutto partiamo dalla situazione che penso che interessa più di tutti, la situazione del Perrino. L'ospedale Perrino ha in questo momento circa 60 ricoverati Covid. Di questi 60, due sono in terapia intensiva e sono con l'ausilio dell'intubazione. E quattro erano in pneumologia, sono stati spostati perché sapete che adesso il reparto è in sanificazione e respirano con l'ausilio del casco. Questo per il quadro all'interno dei reparti Covid del Perrino. Sapete che ci sono anche però poi personale che è risultato positivo, rispetto al quale sono stati presi dei provvedimenti, la temporanea chiusura di pneumologia per consentire lo spostamento dei pazienti e soprattutto la sanificazione del reparto, quindi entro un paio di giorni ci hanno assicurato che il reparto riaprirà. Cosa si farà quindi? Innanzitutto partiamo da questi numeri che sono assolutamente importanti, che ci danno il quadro della situazione che, mentre qualcuno dice lombarda, assolutamente no, ripeto, 60 pazienti Covid. Verrà fatto uno screening su tutto il personale sanitario del Perrino. Parliamo dei medici, parliamo degli infermieri, degli operatori, Covid e no Covid. Come si farà? Perché in realtà, come avevamo già annunciato ed è confermato, il laboratorio tamponi è in funzione in questo momento al Disum, tamponi al giorno. Da lunedì, dalla settimana prossima, arriverà ancora un'altra strumentazione. Allora, scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico. Dicevo, in questo momento ripartiamo dai tamponi. In questo momento funziona il Disumma, ha una capacità, e poi anche Mardigan in appoggio, ha una capacità di circa 120 tamponi al giorno, questo da qualche giorno. La settimana prossima, lunedì, dovrebbe arrivare un nuovo strumento per portare a 170 la capacità dei tamponi al giorno e sempre la settimana prossima un ulteriore strumento, questa volta all'ospedale Perrino, da dedicare esclusivamente per i tamponi al Perrino. In questo modo quindi sarà fatta uno screening, ripeto, a tutto il personale sanitario, medici, infermieri, tutto il personale dei reparti Covid e no Covid. Ovviamente parliamo di qualche centinaio di persone, quindi occorrerà qualche giorno, però verrà subito
avviato, ci ha assicurato il dottor Pasqualone, questo screening. Altra questione, è molto importante rendere ancora più forte la separazione all'interno del perrino fra Covid e no Covid. Innanzitutto diciamo che non sono molti i ricoverati no Covid, proprio perché tutta una serie di attività programmate, lo stesso pronto soccorso ha pochissimi accessi, quindi diciamo che il perrino si sta dotando di una separazione sempre più stringente, già c'era, tra Covid e no Covid, in cui non solo fisica nei percorsi, ma anche sul personale. Il personale Covid non può entrare nei reparti no Covid e operare lì, così come il personale dei reparti no Covid e destinato ai no Covid non può entrare nel reparto Covid. Si sta anche attrezzando, con un accordo fra la Protezione Civile Regionale e Federalberghi, una discussione per far sì che alcuni albergatori possano mettere a disposizione le proprie strutture alberghiere per consentire al personale sanitario di poter anche in sicurezza soggiornare al termine del turno di lavoro presso l'albergo, in maniera tale, perché molti ci hanno segnalato che hanno anche il timore di poter rientrare in casa, in famiglia e via discorrendo, proprio perché ovviamente sono a contatto nell'ospedale con tutta una serie di situazioni e c'è questo timore. Quindi anche una struttura alberghiera per poter far sì che il personale sanitario sia messo nelle migliori condizioni di operare nell'ospedale e poi di risiedere in maniera isolata e garantita all'interno di un ospedale. Altre indicazioni: sapete che si è parlato dei test veloci sierologici, si cominceranno a realizzare, si sta valutando di cominciare a realizzarli anche al perrino, però le informazioni che i sanitari ci danno ci dicono che questi test non sono sicuri, vengono realizzati ma hanno un alto grado di incertezza, per cui non possono essere assolutamente sostitutivi dei tamponi. Vedo che qualcuno mi dice ancora ci dia gli aggiornamenti sui laboratori di tamponi. Ripeto, faccio un inciso nuovamente, 120 tamponi al giorno, già da qualche giorno, al di summa. Dalla settimana prossima con un nuovo macchinario 170 e si aprirà un ulteriore laboratorio al Perrino, sempre la settimana prossima, quando arriverà anche il macchinario destinato non al di summa ma al Perrino. Altre considerazioni, si sta ovviamente valutando anche la possibilità, con un dialogo con la proprietà della clinica Salus, di avere un rapporto in maniera tale che pazienti post-Covid possano essere ricoverati presso la Salus. L'obiettivo è rendere meno possibile il carico sul perrino e destinarlo quanto più possibile ovviamente alle questioni Covid. Altre indicazioni, faremo un incontro settimanale, il direttore generale col prefetto, insomma i 20 sindaci, per poter essere, probabilmente anche col presidente Emiliano, per essere sempre aggiornati sulle varie questioni, sui provvedimenti, su tutto quello che c'è da fare nelle nostre città, nei nostri comuni e nei presidi sanitari. Alcune altre indicazioni importanti: lo stato epidemiologico attuale. Abbiamo poco più di 200 positivi in tutta la provincia di Brindisi, che è di 400.000 abitanti. Quindi questo è un dato che ci conforta. Nella città di Brindisi abbiamo circa 32-33 positivi, anche questo non è un dato molto grande, anche perché siamo a oltre, dall'inizio, dal 21 di febbraio, a circa oltre 40 giorni, e quindi sono ancora numeri contenuti. Questo sta a significare che l'azione di contenimento che stiamo tutti noi con grande sacrificio, restando a casa, ponendo in essere, sta dando i frutti che ci attendevamo. Infatti i contagi sono ancora limitati, ma non possiamo consentirci, guardate, non è questo il momento di abbassare la guardia. I risultati sono buoni, ma allo stesso tempo i casi ci sono. Per cui continuare a uscire,
significa ridare forza al virus. Quindi per questo forze dell'ordine, il prefetto ce l'ha assicurato, forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia locale sono sempre presenti in città per evitare ogni assembramento. È possibile evidentemente esclusivamente muoversi, sapete, per fare la spesa, anche se c'è un ampio numero di attività commerciali che fanno la spesa a domicilio, e io invito tutti a utilizzare questo canale. Altre questioni dal punto di vista invece sociale: noi stiamo portando avanti il progetto basato sui 640.000 euro che il governo ci ha dato. Abbiamo ricevuto fino ad oggi 1.200 richieste di aiuto, stiamo esaminando con tutti i canali possibili, stiamo sperimentando per la prima volta anche il canale di WhatsApp, che ha ricevuto centinaia e centinaia di documenti. Quindi si può inviare la propria richiesta, che è scaricabile dal sito del Comune di Brindisi, la si può inviare per mail, la si può inviare per WhatsApp, e c'è anche un numero telefonico che aiuta nella compilazione. Inoltre, tutti coloro i quali non hanno correttamente compilato il modulo sono ricontattati telefonicamente. Questo è un grande impegno, abbiamo circa 10 operatori qui nel Comune di Brindisi, assistenti sociali che stanno lavorando, il mio ringraziamento, sono rientrati dallo smart working proprio per assicurare questo servizio importante a chi è in difficoltà economica. Abbiamo 10 operatori circa che stanno lavorando, stanno telefonando a tutti coloro i quali hanno avuto problemi nella compilazione del modulo. Pensiamo entro lunedì, martedì al più tardi, di avviare la consegna dei buoni, che non verrà fatta qui nel Comune di Brindisi, né al settore servizi sociali, né a Piazza Matteotti, la sede principale, perché bisogna evitare ogni assembramento. Quindi le persone riceveranno, attraverso i volontari, la protezione civile, la polizia locale, riceveranno a casa i propri buoni. Ecco, queste sono le indicazioni principali. Poi ovviamente è stato fatto anche tutto un ragionamento nell'incontro di oggi dei presidi sanitari della provincia. Si è parlato di Ostuni, di Mesagne, di Fasano, degli RSA e via discorrendo, e su questo, consentitemi, faranno chiarezza ovviamente i sindaci delle rispettive città. E poi si è continuato nel primo pomeriggio l'incontro anche con i segretari delle organizzazioni sindacali. Insomma, abbiamo fatto poi il punto su tutto. Posso, prima di salutarvi, ovviamente poi ci risentiamo anche nei prossimi giorni per essere sempre aggiornati sul punto, ripeto, della situazione, anche per coloro i quali si sono collegati successivamente. Laboratorio tamponi, quindi, ripeto, il laboratorio da qualche giorno in funzione e fa 120 campioni al giorno, ed è in attesa di arrivare con i nuovi strumenti a 170 al Bisumma, e circa è un nuovo strumento anche al Perrino, per dotare anche il Perrino dell'esame dei tamponi. Sarà fatto uno screening su tutto il personale sanitario, dottori, medici, quindi dottori, infermieri, tutti coloro i quali lavorano in ambito sanitario, e sarà fatto un potenziamento della separazione nei percorsi tra Covid e no Covid al Perrino, e quindi anche il personale Covid sarà utilizzato solo Covid, non potrà entrare né nei reparti né in assistenza ai pazienti no Covid e viceversa. Quindi dopo questa campagna si avvierà anche un possibile campagna con i test veloci serologici, e poi si sta valutando con Federalberghi la possibilità di avere la destinazione di strutture alberghiere per poter ospitare anche il personale sanitario, il quale al termine del turno di lavoro può quindi in tranquillità non rientrare in famiglia. È un ulteriore sacrificio, ma che loro magari fanno anche giustamente volentieri per non esporre i propri cari ai rischi, perché il personale sanitario è in prima fila, e lo ringrazio perché veramente ci
sono persone che stanno rischiando e rischiano moltissimo, e il ringraziamento, so che tutta la nostra comunità si stringe intorno al personale, a medici, infermieri e tutti coloro i quali operano in ambito sanitario. Per questo, ripeto, tutte queste operazioni riporteranno in sicurezza, perché non è scappata di mano la situazione, i numeri ve li ho detti, sono quelli, e dobbiamo mantenere il distanziamento sociale e con queste operazioni controllare che tutto funzioni. Avremo un contatto molto rapido col direttore generale dell'ASL, il quale ha anche assicurato un report settimanale, un incontro settimanale con i 20 sindaci che oggi abbiamo, diciamo, con i quali oggi si è incontrato in videoconferenza, ripeto, anche con la presenza non solo del prefetto ma anche del presidente della regione, che ovviamente non solo ha condiviso ma anche chiarito anche lui tutti questi punti. Per questo, ecco, io vi saluto e nelle prossime ore ovviamente ci aggiorneremo anche con tutte le altre notizie che man mano, ora per ora, giungono. E ripeto, la situazione nella provincia di Brindisi, nella città di Brindisi, è assolutamente sotto controllo. I numeri ci sono dei positivi, 32-33 a Brindisi e circa 200, poco più di 200 in provincia. Sono dei numeri che non ci consentono di abbassare la guardia, perché evidentemente il virus è pronto a circolare attraverso noi, ma solo allo stesso tempo ci dicono che gli sforzi che stiamo facendo stanno funzionando. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e a presto per i nuovi aggiornamenti. Buona serata a tutti.